Buonasera, buonasera amici, ben ritrovati all'appuntamento con Atletica, il talk show dell'Atletica Leggera che torna in onda anche questo giovedì sera con una nuova puntata. Siamo arrivati alla 77esima. Mario Scapini tra pochi istanti con noi nella prima parte e a seguire Leonardo Dei Tossa che ci parlerà della marcia. Parola a questo punto e linea a Davide Viganò dell'ufficio stampa che ci aspetta come sempre dall'Arena Civica Gianni Brera di Milano. A te Davide. Atletica, quella con la K però, mi raccomando, buonasera, buonasera a tutti, ciao, un saluto a Fabrizio Gulmini che ci dà la linea dalla regia e quindi il prossimo saluto va al primo ospite di questa puntata, un ospite che per noi milanesi vuol dire molto, uno degli atleti davvero più amati, a cui siamo più affezionati, in cui c'erano, ci sono state tantissime attese, grandi, grandi speranze, e faceremo con lui il punto della sua carriera sportiva, se ce ne sarà ancora. Vi lascio con questo primo quesito, magari qualcuno ha già capito, ma comunque se non l'avete fatto lo vediamo ora inquadrato dal regista Roberto Genovese. Buonasera Mario Scapini. Ciao a tutti, buonasera. Bentornato Mario ad Atletica, è un po' che non ci vediamo, ci siamo visti l'anno scorso. Direi un anno e mezzo fa. Esatto, preparato ma non a caso, perché Mario Scapini stasera ci viene a trovare nella veste di ingegnere, ufficialmente l'ingegnere Scapini, quindi non perde mai un colpo, non sbaglia un numero, sei così? Dovresti ma... Dovrei, ma essendo la prima esperienza lavorativa, naturalmente sto imparando tante cose e una di queste è quella di sbagliare il meno possibile anche nel lavoro, come cercavo di fare in gara. In gara, allora facciamo un po' il punto. Mario Scapini, uno forse l'ultimo grande talento che abbiamo avuto nel mezzofondo per quanto riguarda l'atletica milanese, campione europeo juniores 1500, a 20 anni già doppiettona storica 800 e 1500, giusto? Qui all'arena, su questa pista, quindi titoli italiani, grandi, grandi ambizioni, grandi aspettative, andiamo al Golden Gala 2012, il minimo per i campionati europei, ormai sembra che la strada per Londra sia quella giusta, purtroppo la salute non era d'accordo col destino o viceversa, comunque Londra rimane lì perché Mario si trova a combattere contro un linfoma. Vince lui però, e questa è la cosa più importante, torna alle gare. Ecco, noi ci eravamo trovati appunto con il suo rientro alle gare, stagione indoor buona, un quarto posto agli assoluti, che lasciava presumere e prevedere una grande stagione all'aperto. Stagione 2014, com'è stata la tua stagione all'aperto? Perché lì è la chiave di lettura poi del tuo stato attuale di atleta? Forse. Beh, un atleta per sempre comunque. Ma la stagione 2014 può avere diverse chiavi di lettura, quella che piace dare a me è quella di un atleta che aveva tante ambizioni, le stesse che aveva avuto negli anni precedenti a quell'intoppo del 2012 di cui tu hai parlato, per cui avevo degli obiettivi che erano ambiziosi, che prevedevano di giocarmi un podio agli italiani assoluti, soprattutto sulla base del risultato ottenuto agli italiani indoor, e soprattutto di attaccare un eventuale minimo per gli europei outdoor. Questo non le dico per sembrare pazzo fuori di testa, ma perché gli allenamenti fino a maggio-aprile dicevano questo. Poi c'è stato qualche intoppo dovuto a un eccessivo affaticamento o più semplicemente a un fisico che presentava il conto dopo un lungo stop e una lunga ripresa. Quindi per sei cui... forse rientrato un po' troppo grintoso, con un po' troppa voglia di fare, ci voleva più pazienza? Forse sì, però sai, col senno del poi è troppo facile tirare le conclusioni, per cui poi comunque per chiudere il discorso, per me il 2014 è stato non all'altezza delle aspettative. Ed è per questo che poi alla fine della stagione ho tirato una riga e ho deciso che, visto che non avevo raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato, anziché prendermi in giro o comunque darmi un'altra possibilità all'ennesima, ho deciso di cominciare anche a buttarmi nel mondo del lavoro, forte della laurea che avevo in ingegneria, e per cui necessariamente, almeno in questo primo periodo, ho dovuto un po'
dividere le mie energie tra il lavoro e l'atletica senza potermi dedicare al 100% negli allenamenti. Ok, allora andiamo, visto che sei ingegnere, restiamo sui numeri. Questo non poterti dedicare al 100% all'atletica significa che quanto ti dedichi all'atletica? Attualmente il 20%, 20%. Purtroppo. Vabbè, bisogna essere sinceri, anche perché è molto difficile riuscire ad allenarsi sapendo già che il tempo a disposizione non ti permette di raggiungere degli obiettivi minimi che giustificherebbero la fatica che uno fa. È difficile sapersi ridimensionare o ridimensionare le proprie ambizioni. È difficile anche entrare in un mondo totalmente nuovo come quello del lavoro, in cui non si ha a che fare solo con ragazzi della propria età o appassionati del tuo stesso sport. E questo per me è stato parecchio traumatico all'inizio ed è il motivo per cui adesso il tempo che io dedico all'atletica è solo il 20%. C'è un però, che è quello cui di non chiudere una porta. Dobbiamo aggrapparci a questo però, perché come tifosi dell'atletica milanese ci accontentiamo anche dei però al momento. Sì, beh, quello a cui mi attacco anch'io. Naturalmente adesso siamo a luglio, ci sono le vacanze alle porte, le gare più importanti alle porte, a cui naturalmente non posso partecipare, per cui adesso il mio pensiero è quello di mettere tutto un po' insieme sul tavolo verso settembre e decidere, soprattutto guardandomi dentro, se ho ancora la fame, il desiderio e l'interesse di cercare di fare ancora qualcosa di buono. E naturalmente, come ho detto prima, qualcosa di buono vuol dire raggiungere degli obiettivi che siano quantomeno in linea con quello che ho sempre cercato di fare, per cui essere tra i migliori in Italia e giocarmi una nazionale azzurra. Esatto, almeno tra i migliori in Italia. Hai detto una frase importante, guardandoti dentro. Tu sei, mi sembra, sei il tipo che si guarda spesso dentro. L'anno scorso l'hai anche fatto con un video, ti sei guardato dentro, ma l'hai anche mostrato all'esterno, hai realizzato un video molto, molto bello, molto appassionato, vero. Eri tu per le strade di Milano, in alcuni luoghi, e raccontavi la tua storia, il tuo ritorno all'atletica. Come mai questa necessità, questa voglia di verificare con gli altri il tuo stato intimo? Ma perché era, come hai detto tu, una necessità che nasceva dai miei pensieri interiori e poi era frutto di un'evidenza, che è quella di rendersi conto che attualmente, con tutti questi social network, questa voglia di mettersi in mostra e di apparire, di far vedere poi non so cosa, che gli atleti si allenano, lo sanno tutti che gli atleti si allenano, non c'è bisogno di postare una foto ogni giorno o di parlare dei risultati. Beh, come ho detto nel video, la vita di un atleta non è solo rose e fiori, e spesso succede poi che gli atleti postino tutto quello che si possa postare quando le cose vanno bene e che spariscano poi quando ci sono le difficoltà. E io in quel momento ero molto in difficoltà e ho voluto mettere sotto gli occhi di tutti quello che era nei miei pensieri e che credo poi vengano spesso condivisi da molti altri atleti, perché tutti vivono di alti e bassi in tutti gli sport, e anche per i semplici appassionati o gli amici che mi chiedono come vanno le gare non sapendo cosa c'è dietro, ma quei 2 minuti e mezzo credo che abbiano detto qualcosa in questo senso. Quindi andate tutti a rivedervi il video di Mario Scapini in giro per Milano, perché sarà un viaggio tra i suoi luoghi preferiti, ma anche tra i suoi luoghi interiori più profondi. E poi, appunto, come ha detto, sono quelli che ogni atleta del suo livello, ma anche più basso sicuramente, ha vissuto, vive e vivrà, perché comunque l'essere atleta è una condizione che difficilmente muta nel tempo. Le pressioni sono quelle, anche se passano le generazioni, cambiano le metodologie di allenamento, ma l'approccio alla gara, il vivere la vita da atleta, quello rimane un po' un tratto comune davvero di tutti. E quindi, quando io dico che Mario Scapini
perlomeno a Milano, è uno degli atleti più amati, anche per questo, per questa sua voglia di condividere davvero tutto, di far sentire la sua vicinanza non solo in gara ma anche fuori dalla pista, ed è per quello che abbiamo voluto chiamarlo nuovamente questa sera, per sentire dalla sua viva voce se ci sarà un ritorno in pista, ma anche per il piacere di averlo qui come persona che ha vissuto l'atletica ad alto livello, che ha qualcosa da insegnare davvero a tutti. Quindi, come si fa a passare da una vita da professionista dell'atletica a quella invece professionale? Con tanto coraggio. Lo diciamo per chi appunto poi smetterà di fare atletica e si troverà magari più avanti negli anni, ma prima o poi il momento arriva per tutti, non si scappa, giusto? Mi sembra di aver capito che non si scappi. Diamo due consigli a chi si ritroverà. Bisogna avere coraggio, perché spesso, appunto, come dicevo prima, noi atleti abbiamo sempre la scusa pronta e il motivo giusto per dire sì, quest'anno non è andata, ma l'anno prossimo va diversamente. Ci nascondiamo dietro futili motivi che ci danno sempre una seconda possibilità. Invece credo che ogni tanto bisogna sapersi guardare dentro, ricordarsi quali erano gli obiettivi e a un certo punto saper dire l'obiettivo non l'ho raggiunto, adesso devo cambiare qualcosa, per cui ci vuole coraggio. Io in questo, tra virgolette, ho avuto la fortuna di essere aiutato dal fatto che non fossi... diciamo, non avessi alle spalle particolare supporto dal punto di vista economico, degli sponsor, della federazione, per cui è stato ancora più facile dire devo guardarmi altrove per andare avanti. E quindi, appunto, con un po' di coraggio e ingoiando un boccone amaro, mi sono buttato in questa nuova esperienza che è altrettanto stimolante, interessante, naturalmente faticosa, ma anche allenarsi tante ore al giorno per obiettivi che poi magari vanno persi per una tendinite è faticoso, per cui non è scappando dalle difficoltà che uno risolve i problemi. Era una difficoltà quella di cominciare a lavorare, l'ho affrontata di petto, forse ho perso qualche altro capello, ma al momento sono contento e sereno di quello che ho scelto di fare. Bene, allora gli ultimi due minuti li riserviamo, diciamo, con due domande abbastanza dalla risposta secca. Questa tua intervista ad Atletica cosa ci vuole dire? Che ti rivedremo in pista oppure no? E poi l'altra domanda te la dico anche subito. Allora, fino a questo punto, ad andando indietro, qual è il momento che ricordi con maggior entusiasmo e passione dell'atletica vissuta in pista? La prima domanda è: farò di tutto per poter tornare in pista senza che però l'atletica diventi un'ossessione o torni ad essere un'ossessione come è stata in alcuni momenti e come lo è per tutti gli atleti. Quindi se avrò il piacere, la voglia e la fortuna di riuscirmi ad allenare, volentieri tornerò in pista cercando di dare il massimo per la Pro Sesto, per Gianni Ghidini e per tutti quelli che ancora oggi mi chiamano cercando di sapere quanti allenamenti ho fatto la settimana. E se devo pensare ad oggi qual è il momento più emozionante, è davvero difficile, ma non posso che dire il 2007, quando ho vinto gli Europei Juniores al primo anno. Probabilmente in quel momento non mi ero reso conto e non se ne erano resi conto neanche quelli che mi stavano intorno di quello che avevo raggiunto, perché vedo adesso notizie di ragazzi che vincono gli Europei e vengono portati come se avessero vinto le Olimpiadi. E quello abbiamo in questo momento. Io una settimana dopo ero al mare e già tutti si erano dimenticati di me, però è il ricordo che mi rende più orgoglioso. Vengono subito presi nei gruppi militari. È bello così. È bello così. E questa è l'atletica che piace a noi, l'atletica di Mario Scapini, ovvero lo sport vissuto fino in fondo, quando questo è un piacere, con grande onestà verso se stessi e verso gli altri. Mario ci ha raccontato la sua visione dell'atletica, chissà, magari in molti si saranno riconosciuti nel suo modo di viverla. Se così sarà stato, abbiamo avuto il piacere di offrire uno spaccato
del nostro mondo. Quindi grazie a Mario per essere venuto grazie nuovamente a trovarci, e chissà che non ci si rivida in pista in qualche gara, magari non in prima serie, chi lo sa, vedremo, lasciamo a lui, noi saremo sempre pronti ad applaudirlo. Ti ringrazio. L'atletica continua, anche questo è uno dei mille volti del nostro sport. Piccolo jingle, stacco e poi il nuovo ospite di questa puntata. Atletica, seconda parte della puntata 77 che cade proprio a poche ore dal principale appuntamento per quanto riguarda l'atletica nazionale, ovvero i campionati italiani assoluti di Torino, che si svolgeranno a partire da domani appunto nella città del capoluogo piemontese. Abbiamo appena lasciato un atleta, Mario Scapini, che non parteciperà a questi campionati italiani, lui che ne ha già vinti molti. Invece incontriamo ora un atleta che a questi campionati parteciperà e che quella maglia tricolore assoluta così non l'ha ancora vinta e quindi ripone molte speranze nella gara che farà a Torino. Lo vediamo inquadrato grazie al nostro regista Roberto Genovese, Leonardo Dei Toss. Sì. Buonasera Leonardo. Buonasera. La tua gara quand'è? Domani. Domani, quindi ricordiamo Leonardo Dei Toss, marciatore. Quest'anno ho avuto anche il piacere di indossare la maglia assoluta della nazionale in Coppa Europa a Mursia e quindi a Torino si presenta con grandi ambizioni di poter indossare anche la maglia tricolore, che hai già vinto però in varie categorie ma sempre in versione indoor. Purtroppo. E sappiamo che per un marciatore, certo, le indoor sono una bella soddisfazione, una bella preparazione, però il titolo italiano più importante quello all'aperto, sicuramente quello un po' di più, lo sa bene anche il suo allenatore Enzo Fiorillo. Buonasera. Enzo, che invece di tricolori ne capisce, è un po' esperto. Buonasera. L'ultimo che ha vinto con Valentina Trapletti, è vero? Sì, allenatore di Valentina, che è stata qui con noi proprio per festeggiare insieme la sua vittoria nella 20 km di marcia. Leonardo Enzo, un binomio importante per la marcia italiana, un binomio che però non c'è da moltissimo tempo. Vediamo un po' come siamo arrivati all'incontro tra Leonardo, che è di Vittorio Veneto, sì, lo diciamo, gareggia per l'Atletic Club 96 di Bolzano, ma vive a Milano. Enzo Fiorillo opera a Milano, si allena anche lui al Parco 25 Aprile. Come vi siete incontrati? Veneto, Milano, 25 Aprile. Ci siamo conosciuti nel 2008, mi sembra, i primi raduni giovanili, ovviamente macro aree a Schio e poi a Camerino, e lì ovviamente noi ci siamo incontrati le prime volte. E niente, poi ho avuto un anno buio nel 2012, ho chiesto consiglio all'allora responsabile del settore marcia, nonché grande marciatore, Vittorio Visini, e lui mi ha indirizzato a Enzo Fiorillo, che è un suo grande amico e ha stima come tecnico. Insomma, io ci sono buttato perché comunque volevo fare. Ti sei buttato veramente questo, perché ti sei trasferito anche. Volevo assolutamente a fare Milano questo. Per essere seguito da lui, giusto? Sì, sì, sì. Com'è stato il passare? Beh, non, diciamo, ho avuto la fortuna, tra virgolette, di fare sempre molti raduni, molte gare all'estero, quindi il discorso di andare fuori casa non mi ha mai pesato granché. Tu hai iniziato all'estero fin dai mondiali allievi, quindi sì, hai iniziato presto ad assaggiare la crema della marcia internazionale. Sì, sì. La prima nazionale è stata nel 2009, ovviamente nel 2009 c'erano i mondiali allievi, è stata la nazionale più importante. Decimo posto, però diciamo nel 2010 è stato un anno un po' così, 2011 di nuovo un exploit con gli europei e poi 2012 purtroppo è stato un anno sfortunato. Mi sono buttato in questo progetto, ovviamente quando si cambia allenatore i risultati non possono arrivare subito, ma lavorando sempre con costanza quotidianamente alla fine sicuramente si trova. Enzo, quest'anno il tuo lavoro ha portato Leonardo a marciare la 20 km in 1:22:58.
Sì. Un tempo sicuramente importante. Come è stato il vostro incontro e che marciatore è? Noi che in Italia vantiamo una lunga tradizione, come si inquadra nella marcia italiana, Leonardo? Che tipo di marciatore è? È un marciatore che evidenzia, ma fin da quando era nel settore giovanile, delle buone potenzialità dal punto di vista muscolare ed organico. E da qui si capisce il perché poi nei 5.000 e nei 10.000 ha raggiunto dei risultati, diciamo, di ottimo livello. Il mio compito è stato soprattutto quello di prolungare queste capacità, queste abilità su distanze più lunghe, quella classica olimpica della 20 km e superare quelle che erano le sue problematiche di tipo psicologico nell'approccio di una distanza che gli era ostica anche negli allenamenti soprattutto, e quindi pian pianino ha assimilato soprattutto il tipo di mentalità. Quindi lui è un ventista, non sarà mai un cinquantista, possiamo dirlo? No. Teniamo assolutamente aperte questa porta verso la 50 km, perché io penso che per affrontare una 50 km a livello internazionale bisogna essere un ottimo ventista, quindi con un'ora e 22, un'ora e 23 si può affrontare questa distanza. Leonardo, come vedi la 50? Ti mette i brividi? È un obiettivo? Adesso non è un obiettivo. Avevamo fatto una preparazione quest'inverno votata alle 50 km, purtroppo abbiamo avuto dei problemi a gennaio e quindi non siamo riusciti a farla, però la mentalità e la voglia comunque è quella di fare la 50 km, che prima di tutto è un'esperienza di vita, secondo me è importantissima. Ritenteremo a breve. A breve, quindi lanciamo subito questa notizia importante, per breve. Non ce ne sono molte di 50 in giro, quindi l'anno prossimo, il 2016, speriamo di affrontare la prima occasione. La prima occasione, italiani, Ludince, qualcosa? Sì, in quel periodo sicuramente. Bello fresco. Sicuramente. Anche l'approccio fisico è un po' più difficile. Certo. Allora, marcia italiana, Leonardo sta cercando il suo posto in quello che è una delle specialità più importanti della nostra atletica leggera, 20, 50, ma penso che come lui siano molti in questo periodo di cambiamento, credo, sì. Nella marcia italiana. C'è una generazione che ormai ha finito la propria spinta, tanti giovani che stanno emergendo, qualcuno che sta facendo altro, chissà che farà, nelle sue stradine fuori pista. come si sta muovendo l'atletica italiana in questo momento? Penso sia una bella domanda, ma penso che sia anche importante sapere il nostro bacino di medaglie, che da qualche tempo è un po' arido. È evidente che ci troviamo in una fase di transizione. Tutti quei giovani che io negli anni passati, anche come collaboratore della federazione, ho visto e ho ammirato nelle categorie allievi, adesso sono delle promesse addirittura, e che stanno facendo bene. Si tratta veramente di accompagnarli, anche perché l'atletica, soprattutto in quelle specialità di fatica, è un po' anacronistica rispetto alla società in cui viviamo, nel contesto in cui ci troviamo, dove tutto si vuole velocemente, tutto si vuole acquisire senza molta fatica, un po' la caratteristica delle attuali generazioni. Quindi questi ragazzi sono dei ragazzi speciali e devono essere seguiti in maniera speciale, tentando il risultato. L'obiettivo è quello di non lasciare quasi nessuno indietro. Quindi portare avanti un gruppo numeroso, sì, per cercare di tirar fuori. Sì, quindi non concentrarci su pochi. No, non è perché noi sappiamo, per il calcolo dei grandi numeri, che è dalla quantità che viene fuori la qualità. Se noi partiamo già in queste categorie sui pochi, ci rimarranno pochissimi e forse nessuno.
quindi bisogna partire dai tanti sperando che rimangano i pochi buoni per fare grandi cose. Tu Leonardo, come ti inserisci in questo momento nell'atletica italiana? Come la vivi? Com'è il tuo mondo? Che si dice tra di voi atleti? Siete contenti? Vorreste qualcosa di più, qualcosa di meno? Beh, il settore marcia sicuramente è in un momento di transizione, nel senso che sono passati, come hai detto tu, dei personaggi, e adesso si sta costruendo, diciamo, con noi giovani si sta costruendo la marcia futura. È importante tra di noi rimanere comunque uniti, cosa che non è così semplice, perché ho notato, rispetto anche ad altri anni, una diversificazione dei raduni, delle programmazioni, e questo purtroppo in un settore in cui anche nell'allenamento stesso è fondamentale avere il compagno di allenamenti, avere qualcuno che quotidianamente ti dà una mano. Tu hai il giorno no, c'è l'amico tuo, e tu alla fine riesci a portare a casa l'allenamento lo stesso, e questo purtroppo secondo me si sta facendo sempre meno, si sta scegliendo gruppetti anziché il grande gruppo, che invece dà la vera spinta, insomma. Grandi, piccoli, l'atleta forte che si allena con l'atleta meno forte, perché è fondamentale secondo me che gli atleti importanti diano la spinta agli atleti che sono più giovani e che stanno uscendo, anziché fare soltanto gli atleti importanti, quindi occuparsi soltanto delle loro cose, insomma. Quindi bisogna un po', secondo voi, guardare in largo proprio come numeri, riuscire a creare dei grandi gruppi. Unità di intenti. Mi sembra di intuire che qua e là invece non è proprio così, ma secondo te questa è un po' la direzione che c'è, o è più una speranza che dovrebbe esserci? Credo che sia la soluzione vincente, questo lo capiscono tutti, però tra il capire e poi esercitare questo tipo di intenzione c'è una distanza notevole. Bisogna lavorare proprio per ridurre questa distanza tra l'intenzione, tra la consapevolezza che il gruppo e l'unità di intenti sicuramente potrà portare a dei grossi risultati, e quello di lavorare in maniera individualista, spiccatamente individualista. Leonardo, obiettivi, intenti, tu sei un giovane, 23 anni, sì. Come ti vedi da qui a qualche anno? Quali obiettivi minimi ti sei dato e quali invece sono i tuoi sogni? Perché è chiaro che un marciatore italiano, io penso che la gran parte abbia in mente in questo momento Rio e poi Tokyo e i seguenti. Tu come vedi il tuo futuro da qui a qualche stagione, passando per le Olimpiadi che sono l'anno prossimo e poi quelle dopo? Beh, intanto i sogni e invece gli obiettivi concreti che possono essere raggiunti. L'obiettivo concreto è domani di fare un'ottima gara, quello sicuramente. È fondamentale ottenere un buon risultato, un ottimo risultato domani. E poi si vedrà, nel senso che gli obiettivi si fanno stagione per stagione, e anche durante la stagione l'obiettivo cambia. Quest'anno eravamo partiti molto coi piedi di piombo, siamo riusciti a conquistare quello che era l'obiettivo, la Coppa Europa, però ovviamente arrivato a questo punto qua non ci si vuole fermare. Se c'è la possibilità di andare in Cina, io voglio giocarmela, insomma, questa possibilità. Noi parliamo mondiali Pechino 2015, agosto, quindi non c'è molto, molto tempo. No, ovviamente, però il campionato italiano. Le sensazioni ci sono? Enzo, è lecito sognare? Non vorrei pronunciare. Preferirei. Ma lasciamo i sogni. I sogni ovviamente sono le Olimpiadi. Non costano niente, si possono avere. Anzi, un atleta deve averne di sogni. Sicuramente sono le Olimpiadi. Rio è la più prossima e si spera, insomma, che a Tokyo di arrivarci anche con un bagaglio di esperienze differente e maggiore, insomma. Tu ti senti tra i marciatori italiani che hanno il talento giusto per essere un olimpionico? Beh, questa è una domanda, diciamo, un po'. Però uno ci spera, insomma. Non è la crescita quest'anno è stata tanto, cioè siamo cresciuti molto.
ovviamente dobbiamo crescere ancora di più. Da qui in avanti bisognerà lavorare sempre di più per fare un personale di sempre meno secondi, perché ovviamente quando si arriva all'eccellenza, limare quei pochi secondi, bisogna lavorare comunque tanto. E quindi, come sempre, quando si parla di marcia, si parla sempre di lavoro, lavoro, lavoro. Quanti chilometri fai a settimana? Quanto siamo, Enzo? Ma in questo periodo 120, non abbiamo ridotto al minimo e stiamo lavorando soltanto sulla qualità. Periodo invece invernale, prossimo a delle 20 chilometri, si arriva anche a un 140, che non è assolutamente un carico eccezionale. Ecco. Quindi questo è Leonardo Di Tor, 120-140 chilometri alla settimana per inseguire un sogno che però è molto lontano, sono tanti chilometri. E da qua a Pechino ad agosto, oppure a Rio l'anno prossimo, anche a Tokyo, sempre lontani i prossimi campionati, sì, va bene, sì. Comunque. I marciatori sono abituati a fare strada e noi di atletica faremo strada insieme a loro, per quanto ci compete, continueremo a seguirli, a spronarli, a sostenerli nel realizzare i loro sogni sportivi, così come approfittiamo della presenza di Leonardo per augurare a tutti gli atleti italiani che parteciperanno da domani a Torino ai campionati nazionali assoluti, l'augurio di atletica è che queste gare possano regalarvi la maniera di ripagare gli sforzi che ogni giorno ci mettete andando in pista o in strada come fa Leonardo, nelle pedane, in qualunque parte voi svolgiate atletica, ecco, i campionati di Torino possono essere per voi il momento del raccolto dopo la lunga e faticosa semina. Quindi ringraziamo ancora Leonardo, grazie ed Enzo, grazie di essere stati i nostri ospiti, in bocca al lupo a loro e a tutti gli altri per i campionati italiani di Torino. La puntata di atletica si conclude qui, la parola torna a Fabrizio Gulmini per i titoli di chiusura. Da Davide Viganò, appuntamento la settimana prossima. Siamo in chiusura per quanto riguarda questa puntata. Come sempre l'appuntamento è rinnovato la prossima settimana, giovedì sera alle 21 su Rete 82, e invece sul web ci rivediamo ogni giovedì sera alle 21:34. Grazie per la vostra attenzione, buon fine settimana e ci vediamo giovedì prossimo.